Il problema della qualità della vita, dell'aspettativa della vita, è certamente un problema che concerne tutte le malattie a carattere cronico. La vita media e la durata della vita, dal momento della diagnosi al momento della morte, è in media all'incirca di 20 anni. Quindi è una durata molto lunga. Ci sono diversità. In alcuni casi il decorso è più rapido, in altri è più lento. Quindi se noi facciamo questa media abbiamo dei valori elevatissimi. Questo cosa ci permette di dire? Ci permette di dire che una buona percentuale di soggetti che hanno questa malattia, pur essendo una malattia cronica a carattere peggiorativo, evolutivo, progressivo, hanno una lunga aspettativa di vita, hanno un decorso estremamente lento, quindi possono continuare a svolgere, compiere la loro attività sia sul piano lavorativo, familiare, sociale, come facevano prima per molti anni. Certamente col progredire dei sintomi e con l'apparire anche di altri fenomeni, quali quelli ad esempio della compromissione intellettiva, che comunque non è costante, non è presente nel 100% dei casi, le cose si complicano. E allora a questo punto intervengono fattori di assistenza sociale, oltre che fattori, posso intervenire anche con fattori farmacologici legati a specifici sintomi, disturbi, ma soprattutto la possibilità di migliorare la qualità della vita è quella dell'assistenza di carattere sociale, socio-sanitario.